La scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri di Nicosia ha partecipato al programma SIAE denominato Per chi crea, edizione 2018, diretto a promuovere la creatività di giovani autori, artisti, interpreti ed esecutori. Il progetto, proposto dalla scuola nicosiana, è riuscito a collocarsi all'interno della graduatoria del bando 3, Formazione e promozione culturale nelle scuole settore musica. Grazie a tale risultato, la scuola ha potuto comperare diversi nuovi strumenti per il proprio laboratorio musicale. Professoressa, come è nato questo progetto? È nato nel 2019, nell'ambito del programma per la promozione culturale, promosso dal MIBACT e sostenuto anche finanziariamente in maniera significativa dalla SIAE. Era molto allettante, la proposta, perché effettivamente pensare di ottenere un finanziamento di 25.000 euro in un territorio come il nostro, che offre poco alla scuola, era un'occasione irrinunciabile. Il progetto si chiama L'avventura della parola cantata. L'avventura perché questi ragazzi hanno fatto un percorso proprio sperimentando sul campo come poter creare una musica inedita. Questa esperienza è stata molto bella perché a me è sempre piaciuto cantare, quindi appena mi hanno dato questa proposta io ho subito accettato. E poi comunque ho anche stretto nuove amicizie in questa esperienza e mi è piaciuta molto. Inizialmente, nella prima fase, abbiamo scelto una canzone tra il panorama pop della nostra musica. I ragazzi l'hanno scelta, dopodiché l'abbiamo smontata pezzo per pezzo. La prima fase si trattava proprio di smontare il testo. L'abbiamo smontato e abbiamo rimontato un testo con la stessa metrica, esattamente del modello. Dopodiché, la seconda fase riguardava la musica, quindi abbiamo smontato la musica e rimontata in modo creativo e soprattutto inedito da parte dei ragazzi e l'abbiamo collegata con il testo nuovo che abbiamo creato. E quindi da qui è nata questa canzone. E forse c'è. Sempre dove, quando guardi il sole, ti ricordi del mio amore, perché tu mi fai volare sempre più alto nel cielo blu. All'inizio di questo progetto abbiamo portato i ragazzi al Teatro Massimo di Catania, al Bellini, per far vedere, assistere a un'opera. Il 10 di dicembre del 2019 ad assistere alla Cenerentola di Gioachino Rossini. Eravamo un po' perplessi perché si tratta di un'opera abbastanza seria, ma abbiamo portato 80 ragazzi, di cui 45 corsisti della SIAE, del progetto SIAE, e 35 abbiamo preso i ragazzi più meritevoli delle classi terze. È stata una bellissima esperienza, l'hanno vissuto con grande emozione, sono stati molto attenti e poi abbiamo commentato, diciamo, c'è stata la preparazione prima, pre-teatro, e poi c'è stato il commento successivo. A me è piaciuta subito questa proposta, perché? Perché ho pensato che poteva permettere ai ragazzi che fossero stati coinvolti di esprimere, di mettere in campo competenze diversissime. Quindi non solo la capacità di cantare, di suonare uno strumento, ma anche l'abilità dell'ascolto, della scrittura, della selezione, della scelta. Cioè ognuno avrebbe potuto veramente, come dire, contribuire alla buona riuscita dell'attività, in base alle proprie attitudini, ai propri interessi e alle proprie possibilità. La canzone prevedeva, originariamente, prima della pandemia, un concerto finale. Il concerto finale non l'abbiamo potuto fare e quindi ci siamo reinventati come poter sistemare in pratica il progetto. E l'abbiamo sistemato facendo proprio come prodotto finale un videoclip. Il videoclip si tratta chiaramente di una registrazione delle varie voci, da sole ovviamente, perché proprio per la questione della pandemia. Dopodiché abbiamo rimontato tutto insieme e adesso siamo nella fase del montaggio del video e speriamo che presto avremo la realizzazione del nostro progetto. E forse c'è.
Vorrei ringraziare in conclusione i ragazzi innanzitutto perché sono stati collaborativi e straordinari, devo dire, dall'inizio alla fine, soprattutto in questo secondo periodo che è stato complicato, dovendo lavorare da remoto. Vorrei poi ringraziare la dirigente scolastica, la professoressa Maria Giacoma Mancuso Fuoco, che ha creduto da subito in questo progetto e ci ha supportato in ogni modo. Vorrei ringraziare i finanziatori, perché grazie a loro abbiamo concesso, regalato a questi ragazzi delle opportunità, delle esperienze secondo me indimenticabili, e abbiamo anche potuto corredare la scuola di questi strumenti che in caso contrario non saremmo mai riusciti ad avere. E poi un ringraziamento al tecnico del suono Luigi Mancinelli, che ha seguito questi ragazzi nella fase della registrazione, e coloro i quali stanno realizzando il video, Luca Biondo e Stefano Lorillo. A tutti il nostro grazie. È stata una bella avventura, faticosa ma bella veramente.